Ciao a tutti! Non so cosa si vede in questo video, ma volevo fare questo video con Sushino. Spero che la ripresa non sia troppo strana. Comunque, il mio nome è Irene e sono su questo canale come rappresentante umana di Sushi Cat with Potatoes. Per chi non sapesse chi è il gatto Sushi, ma soprattutto per chi non sapesse chi sono le patate, c'è un video introduttivo su questo canale in cui vi spiego meglio la nostra storia. In questo video invece voglio parlarvi di come è stato possibile adottare Sushi, partendo dal fatto che Sushi era un gatto randagio. Sushi è nato in strada, io non so dove è nato, con chi è nato e da dove è sbucato a un certo punto, ma di base Sushi è stato i primi suoi 6-7 mesi di vita in strada come gatto randagio. E adesso è a casa con noi da altri circa 7 mesi. Quando ho visto Sushi la prima volta, era un gattino super impaurito. A un certo punto si vedeva sbucare da non si sa bene dove questo gattino, che come un flash correva per la strada sotto le macchine, facendo una specie di ping pong da un lato all'altro della strada, ma il tempo di vederlo che era già sparito e assolutamente non c'era nessun modo le prime volte di avvicinarlo, perché lui era terrorizzato, era in giro con questi occhi sgranati, con questo sguardo perso. Secondo me neanche vedeva o ascoltava il richiamo che gli potevi fare o i croccantini li potevi provare a sventolare, perché secondo me era troppo impaurito anche per registrare cosa stava accadendo intorno a lui. È stato molto fortunato a non essere investito, e la fortuna probabilmente dipesa anche dal fatto che lui comunque stava in una zona molto tranquilla, in un piccolo vicolo della zona. A un certo punto Sushi si è aiutato da solo, nel senso che è riuscito a trovare un posto, ovvero il cortile abbandonato di un'ex azienda della zona dove vivevano già altri gatti, e che è un posto molto tranquillo perché è chiuso da un cancello, non ci sono macchine, non ci sono cani, non ci sono persone, e i gatti lì dentro ci stanno piuttosto bene. Io conoscevo bene questo posto perché appunto davo già da mangiare altri gatti che vivevano lì, e quindi niente, mi sono resa conto che lui si era sistemato in questo posto e che era più tranquillo, almeno non faceva questa cosa di correre in mezzo alla strada come un pazzerullo. Lui è un gatto matto, lo era ai tempi e lo è anche ora, anche se non si direbbe quando sta così. A quel punto è stato possibile iniziare ad averci un tipo di contatto. Ovviamente per gli animali in strada il contatto più facile da avere è tramite il cibo. Sushi era un gatto, in quel momento era completamente sfiduciato nell'essere umano, quindi non si faceva avvicinare, toccare, non veniva se lo chiamavi, ma ovviamente aveva fame e voleva mangiare, quindi quando veniva portato da mangiare lui si avvicinava con una certa prudenza. Questo ovviamente è il metodo più facile per avvicinare un gatto che vive in strada. Ce ne saranno di più socievoli, di meno socievoli. Conosco anche gatti che piuttosto che avvicinarsi non mangiano, però insomma diciamo che è la cosa principale più facile. Premetto anche che voglio fare una parentesi: io non sono un'esperta, non sono un'educatrice felina. In genere i gatti, i cani, gli animali tendono a fidarsi abbastanza di me. L'unica cosa che faccio è cercare di interpretare i segnali che loro mi mandano e rispettare
quello che mi sembra che mi stiano comunicando, quindi se hanno paura non cerco di forzare la mano, se sono arrabbiati non cerco di forzare la mano e soprattutto non mi arrabbio con loro perché sono poverini animali e piano piano con pazienza in genere conquisto la fiducia degli animali e comunque in genere sono abbastanza rassicurante. Quindi a quel punto, diciamo, tramite il cibo, piano piano, portavo il cibo, cercavo di dargli lo spazio per avere la fiducia di venire a mangiarlo senza essere troppo intrusiva, ma col passare dei giorni e delle settimane, piano piano lui si fidava sempre un pochettino di più, quindi era possibile avvicinarlo sempre un pochettino di più. Dopo il cibo mi sono resa conto che Sushi era un gatto anche estremamente giocherellone e vivace, per cui era possibile avvicinarlo anche tramite il gioco. All'inizio facevamo dei giochi improvvisati, tipo con un bastoncino raccolto da terra, lui magari lo inseguiva, lo provava a prendere, poi ho iniziato a portare con me anche il laser. Il puntatore laser che io uso, insomma, per lavoro, per fare presentazioni, lo portavo con me e lui bello bello inseguiva questa lucina tutto contento. E anche questo è stato qualcosa che ha aiutato a creare una relazione, perché poi lui era incuriosito da me, sapeva che con me ci poteva giocare, poteva mangiare, quindi tendeva a essere sempre più fiducioso nei miei confronti. Una cosa ho fatto per tentare di averci un contatto fisico, cosa che io non è che necessariamente voglio fare, però per riuscire a prendere un gatto è abbastanza importante riuscire a avvicinarlo, è stato magari cercare appunto di avere un contatto fisico molto molto delicato, quindi magari quando io portavo il cibo lui si avvicinava a quel punto e magari gli toccavo un pochino la punta della coda quando l'aveva alzata e in questo modo c'era un contatto che non era troppo spaventoso, cioè non gli toccavo la pancia o il muso, ma una parte abbastanza neutra del corpo, in una maniera quasi impercettibile. Lui rimaneva un po' stranito all'inizio, era un po' titubante, a volte magari sussultava un attimo, però piano piano facendo così si è reso conto che non era una cosa che veniva fatta con cattiveria, non era una cosa aggressiva. E quindi piano piano ha preso fiducia anche nel riuscire a farsi toccare un pochino di più, quindi magari fargli una carezzina sul dorso, molto delicata sempre, però è stato anche questo un approccio che piano piano ha consentito di averci un rapporto anche più diretto. Una svolta c'è stato il giorno in cui l'ho preso in braccio per la prima volta. È stata una cosa totalmente casuale, Sushi era un gatto molto appunto attivo e anche un pochettino strafottente anche nei confronti degli altri gatti, per cui una cosa che faceva a volte era finire il suo cibo e poi andare col suo testolino a infilarlo dentro la ciotola di un altro gatto, scacciandolo e mangiando anche quello che era destinato a qualcun altro. Un giorno ha fatto questa cosa con una gattina e io istintivamente, senza rifletterci particolarmente, l'ho preso in braccio molto delicatamente, quindi l'ho tirato su da terra e l'ho portato dall'altra parte della strada per lasciar mangiare anche l'altro gatto. L'ho fatto in maniera istintiva, quando mi sono ritrovata a tirarlo su, ho detto adesso mi graffia sicuramente, e invece sorprendentemente lui si è fidato, non mi ha fatto niente. Messo a terra era un po' stranito, però assolutamente non aggressivo, non spaventato. Quindi diciamo che arrivati a quel punto, erano passati diversi mesi, Sushi a quel punto si fidava abbastanza completamente di me, quindi veniva se lo chiamavo, veniva quando mi vedeva, anche senza chiamarlo, a volte me lo ritrovavo appiccicato senza nemmeno sapere da dove arrivasse, si faceva toccare, giocava con me, mangiava sereno, molto spesso mi seguiva in giro per il quartiere. E poi io magari mi mettevo seduta su un gradino da qualche parte, lui spesso mi si metteva sdraiato accanto. Arrivato a questo stadio di confidenza è stato il momento in cui l'ho portato a casa. Devo dire che l'inserimento è stato molto facile. Lui è entrato da solo nel trasportino quando l'ha visto. Arrivato a casa è stato tranquillo.
C'è da dire che in realtà da quel giorno ad oggi, 7 mesi dopo, sono cambiate tante cose nella psicologia di sushi e credo mi piacerebbe farci a breve un video in cui vi parlo anche di questo tipo di cambiamenti un pochino più sottili del suo carattere, della sua confidenza nei nostri confronti, però è stato tutto molto molto sereno. Quindi se vi capita una situazione del genere, il consiglio che vi do è avere molta pazienza, dolcezza, calma, rispetto verso l'animale e è possibile conquistare la fiducia di un gatto anche nato in strada. Però voglio anche dire che il merito di questo percorso sicuramente non è solo mio, non è tutto mio, ma è almeno per un 50% dovuto al carattere estremamente aperto e gioioso di Sushi, che ha consentito di fare questo percorso insieme e di arrivare a questa adozione, perché purtroppo ci sono anche altri gatti in strada e alcuni dopo più di un anno che hanno avuto lo stesso trattamento di Sushi ancora non si fidano di me. Io continuerò a provare a conquistare la loro fiducia perché in questo anno, che è l'unico anno in cui io mi sono dedicata ai gatti in strada, perché prima non mi era mai successo di farlo, è stata una cosa casuale e è andata avanti in modo casuale, però mi sono resa conto che la vita dei gatti in strada non è facile e quindi ho iniziato a capire che non è sufficiente, secondo il mio punto di vista, portarli da mangiare, ma per aiutarli servirebbe anche riuscire a arrivare in fondo a un'adozione. Quindi ci sono gatti che sono riusciti a far adottare, ci sono diversi gatti che non sono più in strada, altri però sono talmente selvatici che la situazione è molto difficile da gestire. E niente, questa è la mia esperienza con Sushi, spero che possa essere d'aiuto a qualcuno che magari si ritrova a avere a che fare con un gattino inizialmente sfiduciato. Io avevo cercato quando ho conosciuto Sushi e anche altri gatti informazioni online per capire come comportarmi, se c'erano testimonianze del genere, ma non le ho trovate. Mi farebbe piacere se voi avete storie di adozioni, anche molto diverse da queste, se voi le raccontaste nei commenti. E a me e a Sushi Gattino ci farebbe piacere se voi vi iscriveste al nostro canale YouTube, se ci seguiste anche sulla nostra pagina Instagram e su TikTok, e a noi non ci resta che dirvi al prossimo video. Ciao!